volontary disclosure, la mia garanzia personale, i vantaggi garantiti da un avvocato svizzero. La voluntary disclosure ha gettato nel panico molti contribuenti. Quello che tu puoi fare da subito è valutare la tua situazione in tutta sicurezza e segretezza insieme a me, qui a Zurigo, a Paradeplatz. Telefona e vienimi a trovare. Ti invito direttamente nel mio studio a Zurigo, dove parleremo in tutta calma e valuteremo la tua situazione. Potrai spiegarmi la tua situazione e pormi tutte le domande che vorrai senza nessun impegno e nella totale riservatezza. Salve, sono Enzo Caputo, avvocato svizzero con studio legale a Paradeplatz Zurigo con SwissBankingLawyers.com. Conosco molto bene sia la normativa italiana sia quella svizzera, ma soprattutto conosco l'industria del private banking, dell'offshore banking e l'offshore voluntary disclosure program americano, che ha inventato la voluntary disclosure, poi copiata dagli italiani. Ho aiutato tantissimi contribuenti americani nella procedura di collaborazione volontaria. La collaborazione volontaria che gli americani hanno inventato e poi gli italiani l'hanno copiata. Tantissimi americani si sono regolarizzati e hanno fatto pace col fisco americano, ottimizzando i costi e proteggendo totalmente la loro privacy fino all'ultimo istante. Lo stesso cosa faremo noi. I casi americani hanno rilevato che dove stanno i rischi latenti di queste procedure volontarie. Ora offro la mia esperienza e la mia professionalità ai contribuenti italiani che mi contattano e vengono a trovarmi nel mio studio. La mia garanzia personale a te, ora ti dico ciò che solo io ti posso garantire. Primo, conoscenza pluriennale del sistema private banking e dell'offshore banking. Secondo, domestichezza nel rapportarsi con banche e intermediari internazionali, anche nei Caraibi. Terzo, conoscenza delle diverse lingue e delle modalità con cui più di 300 istituti bancari in Svizzera rilasciano la documentazione, che varia da istituto a istituto. Ci sono più di 300 banche, ogni banca ha dei documenti diversi, documentazione diversa. Quarto punto, il beneficio di lavorare la pratica unicamente sul territorio svizzero e renderla anonima a chiunque ne entri in possesso, per esempio il commercialista italiano. Quinto punto, raccolta e analisi dei documenti e verifica della loro completezza. Nel caso siano incompleti, come avvocato svizzero ho la possibilità di farmeli rilasciare in modo istantaneo mediante procedura di edizione immediata, con effetto immediato. Quinto punto, la totale protezione e massima riservatezza fino all'ultimo momento della presentazione della domanda all'Agenzia delle Entrate. Molto importante questo punto. Sesto punto, il diritto al segreto professionale, che in Svizzera, al contrario dell'Italia, non obbliga il professionista a segnalare il cliente per reati di evasione o altri atti connessi con l'evasione. Settimo punto, il beneficio di essere pagato utilizzando i soldi sul conto svizzero da regolarizzare. Il commercialista italiano non lo puoi pagare con i tuoi fondi neri in Svizzera, ma devi utilizzare fondi completamente dichiarati. Se hai un conto segreto in Svizzera, devi aderire alla voluntary disclosure, altrimenti sarai scoperto al più tardi nel 2018 in seguito allo scambio automatico di informazioni fra Svizzera ed Italia. Anche se non è colpa tua, se ti scoprono in Italia non ti basteranno i soldi che hai in Svizzera, ma devi attivare due volte la somma che hai in Svizzera per poter pagare le sanzioni moltiplicate. In più rischi la galera, cioè rischi la reclusione dai 4 agli 8 anni. Perché rischiare la tua libertà e la sicurezza della tua famiglia? È ora di prendere in mano il telefono, ora, e contattami adesso con lo 0041 79 790 4444. Fissa un appuntamento con me, qui, nel mio studio. Vedrai che ti sentirai molto meglio dopo aver fatto il primo passo per risolvere il tuo problema. Una volta datomi il mandato, faccio tutto io dalla Svizzera per te. Ti garantisco di minimizzare i rischi offrendo la massima protezione dei tuoi dati. Non esitare,
telefonami subito. Non è mai troppo presto per telefonare, ma spesso troppo tardi. Grazie per la visione di questo video.